Ciao a tutti, ecco un aggiornamento dei lavori della commissione d'inchiesta sullo scandalo Banca Monte dei Paschi di Siena. Ci stanno rispondendo illustri personaggi del mondo della finanza, delle banche e della politica. Ci ha risposto Fabrizio Saccomanni, il senatore a vita Mario Monti, ci ha risposto Alessandro Profumo, la segretaria di Draghi, Mario Draghi. Ed oggi le audizioni sono proseguite. E ancora una volta abbiamo avuto conferma di alcuni dati che ci preoccupano parecchio. Il 46% delle obbligazioni subordinate sono in mano a pensionati, ex dipendenti e dipendenti della Monte dei Paschi, cioè persone comuni. Noi abbiamo un timore che se si replicassero le soluzioni adottate per Banca Etruria, quindi se venisse messo in pratica il cosiddetto bail-in, secondo le nuove regole europee, verrebbero a mancare diversi miliardi per la regione Toscana e soprattutto diversi miliardi per questi risparmiatori. Un altro dato che è emerso proprio dalle audizioni di oggi è che l'81% dei crediti inesigibili è causato da grandi gruppi, grandi aziende, e anche nelle audizioni di oggi è uscito il nome di Sorgenia. Noi stiamo procedendo con questo lavoro di indagine conoscitiva, ma ricordiamo questo aspetto importantissimo. Visco, che è il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ci ha dato disponibilità a rispondere per iscritto alle domande che la Commissione vorrà porgli, dato che alla presidenza di questa commissione d'inchiesta ci sono io, portavoce del Movimento 5 Stelle, vuol dire che ci sono tutti i cittadini simpatizzanti del Movimento 5 Stelle italiani. Lanciamo da oggi l'iniziativa Fai una domanda a Visco. Mandaci una mail andando sul nostro sito movimento5stelletoscana.it. Fai una domanda a Visco.